E Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi vi porto una guida molto richiesta, ossia come scaricare e installare Quest Games Optimizer per migliorare la qualità grafica dei giochi in standalone su Quest. Cosa vi serve per installarlo e farlo funzionare? L'APK dell'Optimizer, e tra qualche secondo vi spiegherò dove e come trovarlo, un PC con SideQuest, driver ADB installati e modalità sviluppatore attivata nel visore. Non vi spiegherò come fare tutto questo nel presente video perché c'è già la guida completa su come installare SideQuest, driver ADB e attivare modalità sviluppatore su Quest, quindi seguitela e poi tornate su questa guida. Fatto ciò, passiamo all'acquisto di Quest Games Optimizer, la sua installazione e configurazione. Oh, mi raccomando, utilizzate solo il link che vi fornisco perché, essendo un programmino creato da uno sviluppatore indipendente, è molto facile cadere in siti falsi dove troverete solo virus e truffe, visto che si tratta di un software a pagamento. E partiamo proprio dall'acquisto. Usate il link che trovate in descrizione o nel primo commento per raggiungere questo sito web e procedete all'acquisto. Potete pagare con carta oppure con PayPal. Dovete fare una rapida registrazione che servirà successivamente per attivare l'app dopo averla installata, quindi è indispensabile. Procedete al pagamento, quindi verrà sbloccato il download dei tre archivi. In realtà serve solo l'APK, ma scaricateli comunque tutti e tre. Scaricate i tre archivi e per comodità metteteli all'interno di una cartella nel desk. Accendete il visore, aprite SideQuest, collegate il visore al PC tramite cavo e dopo che sarà stato riconosciuto attivate il collegamento Wi-Fi cliccando su questa icona e su questo tasto. Autorizzate la connessione indossando il visore e installate l'APK cliccando su questo tasto. Selezionate solo l'APK e cliccate su Apri. Attendete la fine dell'installazione e al termine di questa indossate il visore. Aprite la libreria e impostate il filtro Origini sconosciute, dove troverete il Quest Games Optimizer pronto per essere avviato. Fate clic sull'applicazione per avviarla. Accettate tutte le richieste di autorizzazione finché non si aprirà una specie di libreria che vi mostrerà i giochi installati. Per alcuni di questi sono già presenti dei profili predefiniti, mentre per altri, soprattutto per i giochi appena rilasciati, non è presente alcun preset, ma sia per questi giochi sia per quelli con dei settaggi precaricati potete modificare la configurazione a vostro piacimento. Ho provato Asgard Wrath 2, per il quale è presente un settaggio predefinito, e Underdogs, per il quale invece ho creato una configurazione, visto che è un gioco appena uscito. Su Asgard Wrath 2 non ho notato differenze così evidenti, visto che è già stato rilasciato un miglioramento grafico dagli sviluppatori, quindi il gioco è già ottimizzato su Quest 3 e consiglio l'utilizzo di Quest Games Optimizer su questo gioco per i possessori di Quest 2. Anche su Underdogs non ho notato nessun miglioramento evidente, solo un po' di seghettatura in meno, ma il frame rate e la qualità generale non hanno subito grosse ed evidenti modifiche. Dalle prove che ho fatto finora, ritengo che su Quest 3 non ci sia motivo di utilizzarlo, sia perché lo stesso visore, anche senza strumenti, migliora leggermente la resa grafica di tutti i giochi, grazie alle lenti pancake, la risoluzione più alta degli schermi, traducendo il tutto in un miglioramento grafico, seppur minimo. Inoltre, spesso su Quest 3 vengono rilasciati degli upgrade grafici specifici per questo visore, e quindi l'uso di questo tool perde senso. In conclusione, Quest Games Optimizer funziona? Sì, qualche miglioria c'è, in alcuni giochi è più evidente, in altri non fa alcuna differenza, e lo consiglio per gli utenti di Quest 2. È sicuro utilizzare Quest Games Optimizer può rovinare il visore? È uno strumento che impone alla CPU e alla GPU di lavorare a un regime più alto, seppur sempre entro i loro limiti. Tuttavia, impostando settaggi elevati su CPU e GPU, ho notato un rapido riscaldamento del frontalino del visore. Quindi vi suggerisco di non giocare troppo con i settaggi e di non modificare quelli impostati dall'autore dell'app. Fatemi sapere se anche voi lo state utilizzando, su quali giochi e con quale visore, e se state notando delle differenze. Grazie per la visione completa, like, iscrizione e campanella, attivando tutte le notifiche. Supportate il canale tramite il tasto super grazie e ricordate di dare uno sguardo ai link in descrizione nel primo commento per l'acquisto su Amazon di Quest 3 e altri visori, per ricevere 30 euro di credito sullo store Meta all'attivazione del vostro visore Quest e per l'acquisto di accessori Kiwi Design, Cyber VR, AMVR, VR Cover e tanti altri, ricevendo anche uno sconto. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaia.